Benvenuti in questo nuovo video, siamo qua nella mod vita reale, sempre con il personaggio roleplay. Vi lascio il link in descrizione così vi registrate e potete giocare con me, come sto facendo io, gratis ovviamente, con le mod, i lavori, eccetera. E sto pensando anche di creare una famiglia, quindi non appena prendo tutti i certificati ve lo farò sapere, la creerò in un video e poi se volete potete unirvi. E possiamo fare tante cose insieme perché avendo una famiglia possiamo fare tante attività insieme e sarà veramente bello, ovviamente. Cose legali e cose anche illegali. Però adesso voglio provare il lavoro del vigile del fuoco perché mi ha veramente incuriosito e voglio proprio vedere com'è fatto. Infatti adesso usciamo da qui, si chiama un taxi e ci facciamo portare là, vediamo un attimo cosa bisogna fare, che tipo di incendio bisogna spegnere. Ok, siamo all'esterno dell'albergo. Come vedete ci sono tanti camion dei venditori ambulanti, no? E possiamo fare pure noi questo lavoro, quindi ci prendiamo il furgoncino, ci mettiamo qua e aspettiamo che qualcuno compra da mangiare da noi. Solamente che io oggi voglio fare il vigile del fuoco e soprattutto non voglio noleggiare la macchina, ma voglio vedere di far venire un taxi, almeno per vedere, diciamo, come funziona, tutte queste cose qui. Ok, in questo momento sto ordinando un taxi, come vedete, e sto dicendo sono in albergo. Adesso l'applicazione sta dicendo in cerca di un autista, quindi vediamo un attimo se c'è qualche player disponibile, quindi se ci sarà accetterà questa chiamata, quindi aspettiamo qualche secondo. Eccolo qui, Alessandro Mattei. Ok, Alessandro Mattei ha accettato la mia chiamata, quindi sta per venire. E poi sulla mappa possiamo vedere dove sta lui, adesso ve lo faccio vedere, lui sta giù, vedete quella macchina bianca in basso che si sta muovendo. È lui, sta per venire, perfetto, aspettiamolo qua e ci facciamo portare lì alla stazione dei Vigili del Fuoco, che come vi ho detto è un lavoro molto interessante. Ok, sta proprio a momenti, sta per arrivare, lo vedo proprio sulla minimappa, vedete la macchina bianca, quindi a momenti dobbiamo vederlo. Eccolo qua, sta arrivando, perfetto. Salve, buongiorno. Metta pure il ping che la porta. Va bene. Allora, mettiamo il punto qua, abbiamo già messo, perfetto, quindi possiamo andare. Ok, perfetto ragazzi, quindi siamo in taxi con questo Alessandro e ci sta portando lì alla caserma dei Vigili del Fuoco. Ah, volevo chiederle una cosa, lei sa consigliarmi qualche posto bello da vedere, un bar, una discoteca? Allora, io so che c'è qualche club tipo della musica così, però le consiglio che se vuole capire bene un po' tutto, prima deve andare al governo perché ci sono sempre i poliziotti e le posso dare qualche indicazione. Ah, va bene, grazie. Non so se è davvero, lei mi sembra avere una voce di uno youtuber. Forse sì, forse no. Non è che sei. Dipende chi. Come ti chiami? Tecno. No, vabbè, sei te, non ci credo. Sì. Oh, perfetto ragazzi, che No, non ci piacere. credo. Abbiamo trovato un iscritto che mi segue, quindi è sempre una bella cosa. E comunque io vi invito tutti, noi dobbiamo stare tutti quanti insieme, dobbiamo creare una Sì, già di famiglia, lavori se ne può ok? fare uno, quindi sì. Comunque sono arrivato. Eccomi qua. Puoi provarlo anche tu questo lavoro. Ah, ok, vabbè, magari potrò venire anch'io, non ci avevo mai pensato di venire qua. Quanto ti Comunque, buona devo? giornata. I soldi si scaricano direttamente quando siamo in viaggio, cioè glieli toglie lei e me li dà a me. Ah, perfetto, una bella cosa questa. Comunque, Prego, se le fa piacere arrivederci, qualche buon lavoro. indicazione, un taxi che veniamo subito. Buona giornata. Perfetto ragazzi, siamo arrivati alla caserma dei Vigili del Fuoco. Vediamo di fare questo lavoro, vediamo un attimo quanto devo aspettare. Comunque, bella cosa per aver visto qua un iscritto grande. Dai, vediamo di fare questo lavoro. Ok, perfetto ragazzi, poi sono dovuto andare a mangiare, si è fatta sera. Comunque, eccolo qua, lavoro del pompiere, qua ci dice tutto, eh. Possiamo sia usare l'estintore che collegare direttamente il tubo, diciamo, al camion. Ed è molto meglio perché comunque uscirà tantissima acqua. Comunque, sì, ogni lavoro ci dice cosa fare, i tutorial, tutte quelle cose qua. E
E andiamoci a cambiare, dai, andiamoci a cambiare. Vai, vai, vediamo un po'. Oh, bellissimo! Abbiamo la divisa, l'estintore. E comunque, sempre sopra ci dice: è possibile estinguere il fuoco con un tasto destro più H. Comunque, noleggiamo anche il camion. Eccolo qua, ragazzi. Fantastico camion dei pompieri, veramente bello. E comunque, premendo il dovuto tasto, ci fa vedere tutti, diciamo, tutti gli incendi disponibili in città, a secondo comunque della distanza e di tante cose. Ora ho scelto questo e vediamo un po', ragazzi, vediamo un po'. Il bello di essere pompiere e soprattutto il fatto che tu attivi le sirene, ok, e puoi anche passare i semafori rossi, quindi devono stare attenti gli altri, non noi, perché giustamente quando senti le sirene, anche nella vita reale, tu un attimo ti fermi, ok, in un incrocio, in uno stop, quindi qualsiasi incidente succederà non sarà colpa mia, perché comunque io sono in emergenza. Non possono farmi niente, ok? Se no, sto fuoco chi lo spegne? Ad esempio, qua c'è il rosso, ma io mi butto. Ovviamente, rallenterò se c'è qualcuno, perché qua, ecco, vedete? Uno è sfrecciato come un pazzo lì. E meno male che non è successo niente. Allora, vediamo un po' dove dobbiamo andare. Ah, ok, in questo palazzo. Vediamo un attimo come è fatto il fuoco. Comunque, tutta la situazione. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, ragazzi. Allora, in questo caso, visto che siamo un po' lontanucci dalla zona, non ha senso comunque attaccare il tubo. Andiamo direttamente noi con l'estintore. Bene, 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 ragazzi. Stiamo spegnendo l'incendio. Come vedete, si deve caricare quella barra grigia al massimo. E una volta che arriva al massimo, abbiamo spento l'incendio. Infatti, sì. Passiamo pure, da questa parte. Dopo vi faccio vedere il tubo perché comunque esce molta molta più acqua, un getto proprio pazzesco. Molto molto carino, soprattutto fare questo lavoro in coppia oppure con 3, 4, 5 persone sarà veramente incredibile. Io ovviamente sto registrando che è un pochino tardi, però come vedete le persone ci stanno, infatti in alto a destra siamo a 276 ed è tardi. Vediamo un po', vediamo un po'. Spegniamo questo incendio. A posto e siamo stati pagati, anche se non è tanto, però siamo stati pagati, tipo 250 dollari. Ok, scendiamo e andiamo al prossimo incendio che voglio provare il tubo. Vai, 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 corri, 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 corri. Ok, siamo nuovamente qui in emergenza. Andiamo al prossimo incendio. Siamo vicini. Perché comunque questi incendi qualcuno deve spegnerli, ok? E visto che comunque non c'erano altri pompieri, lo faccio io. Comunque mettiamo a posto la città perché è bello anche questo. Vai, 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 siamo quasi arrivati, siamo quasi arrivati. Dovremmo vedere le fiamme, forse. Piano, quindi cerchiamo sempre di rallentare perché qua la gente corre. Oh mio Dio, sta bruciando. Oddio, sta bruciando. Sta bruciando un coso qui. Il ristorante, ragazzi. No. No. Eccolo qua il tubo. No, che figata è, ragazzi. Col tubo, come vedete, ci possiamo mettere molto, molto più lontani. E soprattutto, vedete il getto dell'acqua, quanto è realistico. Bellissimo, bellissimo. Veramente, veramente bello. Veramente bello. Buono, eh sì, poi comunque l'incendio si spegne anche velocemente facendo questo. Mi piace, è una chicca, niente male ragazzi, neanche io con le mod sono riuscito a fare una cosa così. Comunque mi raccomando ragazzi, entrateci pure voi, registratevi e possiamo giocare insieme, quindi vi ricordo sempre che c'è il link in descrizione, penso pure che vi danno un bonus, perché penso di sì, qualcosa di soldi ve la danno. E possiamo stare tutti quanti insieme. Comunque entra bene. Mannaggia, di qua, di qua. Ok, vediamo il prossimo incendio. Allora, vediamo un attimo dove possiamo andare. Vediamo un po', vediamo un po'. E va bene, dai, andiamo a questo. Tanto comunque l'obiettivo è farli tutti. Ah, e poi come vedete a destra c'è la chat vocale e la chat comunque
del comando dei vigili del fuoco, quindi se io clicco la U parlo con i miei colleghi, se ce ne sono. Dai, sbrighiamoci. E poi, come state vedendo, sempre in basso, ogni 2 ore... Oddio, amico mio, io non mi posso fermare. Quello lì è un player vero, ok, ma io non mi posso fermare perché comunque sono in emergenza. Mi dispiace, arrivederci. Poi è stato lui a sbatterci contro. Comunque vi stavo dicendo, in basso, fra 2 ore e 40 riceverò $55,000, quindi comunque il server aiuta sempre. E poi in questo momento c'è pure un evento, da quello che ho letto in chat, tipo a Caio Perico, sull'isola, saranno portati tutti i player e non lo so, dovranno fare qualcosa, una specie di corsa con le moto, ok? Quindi chi arriva primo vincerà un premio, queste cose qua, credo che si tratti di questo. Oddio, la villa, ma non è la villa della mod vita reale con Franklin? No, non penso. No, quella sta più avanti. Ok. Buono così, mettiamoci sempre in questa posizione, così possiamo sfruttare il tubo. Bene, eccolo qua. Vedete, ci possiamo mettere lontanissimi e prende lo stesso. Bello. Comunque sì, mi ha fatto veramente piacere incontrare l'iscritto, quindi... pure venite tutti, dai, ci divertiamo alla fine. Poi comunque siamo tutti tranquilli, ma a me mi conoscete. Cioè, non sono un tipo aggressivo, quindi... è raro che dico parolacce e robe così. Vediamo un po'. Ai! Buono, ultimo incendio. In questo momento la cosa brutta, sapete qual è? È che io sto lavorando mentre tutti gli altri si stanno divertendo, perché sono andati sull'isola di Caio Perico, come vi ho detto. L'appuntamento mi sembra che era tipo ad un molo, forse al porto, e tutti quanti, diciamo, li stanno trasportando lì sull'isola. Mannaggia, però io voglio lavorare, voglio vedere sto lavoro. Prossimo lavoro proveremo, diciamo, il pilota d'aerei. Bello pure quello, però prima voglio creare la famiglia. Perfetto ragazzi, perfetto. Sennò è tardino, quindi possiamo pure smettere di lavorare, secondo me. Ok, poi comunque sì, sempre andando lì i lavori si possono vedere tantissime cose, tutti i lavori che vogliamo li possiamo vedere. E un po'... facciamo l'ultima? Ma sì, dai, facciamoci l'ultima. Oddio, sta bruciando il deposito qua delle poste. No, spegni subito. Fa che c'è qualche pacco che mi deve arrivare da Amazon. No, spegni, non voglio perdere niente. Oddio. Mannaggia, ragazzi, mannaggia. Comunque, la figata assurda sapete qual è? È che qua c'è pure una specie di dark web. In pratica voi potete assumere un assassino, un killer, lo pagate tipo 1 milione, ok? E gli dite, senti, devi uccidere questa persona. E questo player per 1 milione, ok, proverà in tutti i modi ad ammazzare questa persona che gli avete detto. Quindi immaginate che figata, molto molto realistico. Abbiamo terminato. Avanti così. Ok. E dai ragazzi, comunque adesso vado a terminare il lavoro che si è fatto una certa ora. Perfetto, eccoci qua, siamo arrivati. Ah, bella giornata di lavoro, mi sono divertito e sono a $30,000. Perfetto dai ragazzi, direi che con questo è tutto e noi ci sentiamo al prossimo video. Bella ragazzi, ciao a tutti.